sono indizi che portano a collegamenti con la 'ndrangheta? No. Allo stato no. Future SRL, future SRL, ce n'è un'altra. Sì, accennavo, è un meccanismo che dicevo, non è così semplice come gli ho detto io, ho proprio tagliato con la sciabola come funziona il meccanismo. Molto più complesso, altrimenti chiunque tra virgolette se ne sarebbe accorto, da chi erogava il finanziamento al primo venuto che vedeva le carte. Noi abbiamo dovuto inseguire parecchi documenti all'interno di parecchie società e alla fine siamo arrivati a queste conclusioni. C'è anche la futura SRL. Questo per dirvi, no, per dirvi una cosa che è molto importante, diciamo, che è una novità, direi forse qui da noi in Calabria, ma che invece è già una legge già molto applicata a Milano e anche a Roma. Io l'ho applicata per la prima volta a Roma, perché le società vengono considerate alla stessa stregua degli imputati, subiscono un processo come gli imputati e se si dovesse arrivare a condanna verranno condannate al pagamento di sanzioni che vengono indicate in quote, e vi sono sanzioni accessorie importanti come quella della revoca delle eventuali concessioni. Ecco qual è, diciamo, la funzione di avere indagati pure queste società. Posso fare un'altra domandina? Anche due, ne posso fare altre due. L'informazione alla televisiva preme e poi per le discussioni. Sì, no, mi rivolgo al maggiore perché credo che abbia avuto in lui la scritto maggiormente più da vicino per carattere tecnico e investigativo. I nostri sono lavori di gruppo, anche sì, quelle due persone che stanno qui nel team sono materialmente coloro che hanno eseguito l'attività. Noi di solito non mettiamo persone strane. No, ma è la mia impressione sbagliata. I nostri sono lavori di gruppo. Andiamo alla domanda, qual è la mia impressione sbagliata? Nel corso di questa attività di indagine dal punto di vista economico-finanziario, il suo gruppo per caso ha individuato o meno se che alcuni finanziamenti che sono arrivati in termini diretti a questa società abbiano seguito un percorso diverso, in altre parole sono state pagate delle tangenti? Non è emerso nettamente questo aspetto. Risposta secca. Bene. L'avremmo contestato immediatamente. Grazie. Già fatto delle, intrapreso delle piste investigative. Noi intanto dobbiamo capire le cause dell'incendio, approfondire le cause dell'incendio. Solo dopo aver approfondito le cause dell'incendio si possono fare i conti. Allo stato gli elementi sono quelli che abbiamo detto, ma per ora parlare di sospetti e quindi dare indicazioni, come dire, strategiche sul piano investigativo è prima cosa. Si è reso necessario un provvedimento d'urgenza di sequestro della polizia? Quello è fisiologico, la polizza scadeva il 3 marzo, riguardava il corrispettivo, il valore corrisponde al valore dell'azienda all'incirca, diciamo, la polizza quindi corrisponde all'azienda. Noi l'azienda era già compresa nel provvedimento di sequestro e quindi necessariamente il sequestro si trasferisce sull'equivalente che è la polizza. Poi vediamo la polizza in che termini è stata congegnata e poi faremo le nostre verifiche. Beh, questo non è difeso da noi, il CIP ha fatto questa scelta, noi avevamo fatto una richiesta diversa, una richiesta di una misura più pesante.